Quando stavo per scegliere l'università, ormai 7 anni fa, mi ricordo che avevo un sacco di dubbi. Hai sempre paura di non fare la cosa giusta, hai sempre paura di perdere tempo, che se scegli quella sbagliata poi perdi un anno, che non vuoi passare 5 anni a fare una cosa che non ti piace. Vorresti trovare una facoltà che ti piace, ma vuoi anche fare la scelta che ti aiuti a trovare lavoro, quindi cerchi di fare il giusto compromesso tra quello che ti piace e quello che ti farà trovare lavoro. In questo video vorrei dirti le 3 cose che probabilmente nessuno ti ha mai detto sull'università e sulla scelta che farai, in modo che tu possa fare una scelta giusta e soprattutto serena, senza ansia di sbagliare. Primo, non aver paura di perdere tempo. Tutti hanno paura di sprecare un anno, a fare una cosa che non gli piace, ma in realtà il tempo non è mai sprecato. Ho passato 2 anni e mezzo in una facoltà dando tutti gli esami in corso e al terzo anno ho interrotto gli studi congelando i miei esami. Quando ho ricominciato a studiare una facoltà che mi piaceva, anch'io avevo una vicina che mi diceva di aver perso 3 anni della mia vita, ma io sapevo che non era tempo perso. Lasciando l'università e facendo un viaggio, ho imparato più cose su me stesso rispetto a 100 persone che si laureano a testa bassa senza mai farsi 2 domande e guardarsi dentro. Quindi non esiste tempo sprecato, puoi sempre avere l'opportunità di imparare qualcosa, anche se fai la scelta sbagliata. 2. La scelta perfetta non esiste. Non ti innamorare della scelta perfetta perché non esiste. Rischi di passare 3 mesi a immaginarti un'università ideale, ma poi la frequenti, riesci anche a passare il test d'ingresso e scopri che non era quello che volevi fare, che quella materia non ti piaceva, che i professori non sono come te li sei immaginati. Al contrario, esiste una facoltà che stai snobbando, che non hai proprio considerato, poi però frequenti le lezioni e vedi che in realtà ti piacciono sia i professori che i colleghi. Ricordati che l'azione è informazione, non si impara pensando, si impara facendo. Quindi non puoi tormentarti più di tanto su quale sia la scelta giusta. Cerca di andare a seguire lezioni se riesci, frequenta l'ambiente, parla con persone fidate che frequentano quella facoltà e che possono darti i consigli veri. Cerca di fare, non di pensare. Pensando ricostruisci un'università ideale che esiste solo nella tua testa e non puoi immaginarti quanti studenti e studentesse conosco che cadono in questa illusione mentale dell'università perfetta. Anche perché ti do una notizia, quello che sei oggi non lo sarai tra 2 anni, te lo garantisco. Magari hai 19 anni e pensi di aver capito chi sei, ma in realtà stai muovendo solo i primi passi nella tua identità. Anch'io pensavo di sapere chi ero a 19 anni, ma solo a 21 anni avevo completamente stravolto tutti i piani che avevo fatto. Quindi datti tempo, anche di sbagliare. 3. E questo credo sia il più importante, l'università non è tutto. L'università non è solo studiare gli esami, l'università è tutto il resto. Non ti identificare con i voti che prenderai, né con la tua media, perché non c'entrano niente con chi sei. Personalmente ho frequentato l'università per le relazioni sociali, le amicizie, le cose che potevo imparare anche non stando sui libri. I libri non sono tutto, i professori non sono dei demoni. Cerca di fare il meglio che puoi con le risorse che hai e focalizzati sulla tua crescita, non su questo o quel voto. Lascia perdere il lavoro che dovresti fare un domani, tanto non sarà la laurea a dartelo. Quindi scegli qualcosa che ami e che ti faccia studiare anche quando non devi studiare, che ti faccia mettere impegno straordinario anche se non ti è dovuto e nessuno ti obbliga, e possibilmente che possa darti delle relazioni di qualità e delle vere opportunità di apprendimento. Cerca di valutare la qualità di docenza dei professori e non una facoltà piuttosto che un'altra. E poi niente, datti la possibilità di sbagliare e fare esperienza. Con questa mentalità, con la mentalità che comunque vada puoi imparare qualcosa, qualsiasi scelta farai sarà quella giusta. E se vuoi prepararti al meglio all'università costruendo già da oggi le basi di un metodo di studio universitario, trovi nella descrizione di questo video il link per scaricare 3 video lezioni gratuite di altissimo valore. Sono video lezioni che ti aiuteranno a costruirti un metodo per studiare meglio e in meno tempo all'università. Ti aiuteranno a studiare con passione, ma anche a liberarti dall'ansia e dalla paura per l'esame. In bocca al lupo e ci vediamo nel prossimo video.